Probable Sanitas Bienno porta a casa la seconda vittoria consecutiva nella sesta giornata del campionato di Serie C FIPAV in trasferta contro la VBC Viadana Alitest per 1-3. Il risultato è una prova di forza delle ospiti di Bienno che sembrano aver trovato una sicurezza in campo inedita e positiva. Il primo set inizia subito forte con la Probable che si porta sull'1-5 e costringe le padrone di casa al tempo tecnico. La mossa non paga e le ospiti arrivano a 2-10 anche grazie a una serie vincente di battute. Il Viadana è costretto a chiamare il secondo tempo che effettivamente sblocca la situazione. Si susseguono una serie di punti messi a segno dalle padrone di casa che arrivano prima sul 9-15 e poi raggiungono l'11-15 anche a causa di una serie di errori in fase difensiva da parte delle biennesi. Il predominio Probable cede ad una gara appassionante. Sul 19-21 Taramelli, tecnico delle ospiti, chiama il tempo per cercare di spronare le ragazze a chiudere il primo set al più presto. Desiderio esaudito grazie ad una serie di punti messi a segno da Bergamaschi, Salvetti e Gannar, che chiude la pratica con un muro imponente che spiazza la difesa viadana. Il secondo set parte con il sestetto titolare già rodato nel primo tempo: Gannar, Papa, Salvetti, Basalari, Marinoni, Gasparini e Frapporti libero. La gara si porta già sul 5-9 per le ragazze di Probable, con il Viadana che è già costretto ad usare il primo tempo tecnico. Un turno ottimo in battuta di Gannar Islam porta la situazione fino al 6-18. La gara continua liscia nonostante i tre punti lasciati per strada dalla Probable, con Taramelli che chiama il tempo per serrare le file. La mossa è fondamentale e porta le ragazze di Bienno a chiudere il secondo set con un ace di Basalari sul risultato di 12-25. Il terzo set parte più in equilibrio rispetto ai primi due, con 3 punti contro 5 delle ospiti. La Probable rallenta un po' e si vede. Sul 7-7 viene effettuato un cambio Bergamaschi per Gasparini, ma il set pende per le padrone di casa della Viadana. Sul 20-16 la situazione è compromessa. Torna in campo Gasparini per il tutto per tutto, si recupera qualche punto, la concitazione è palpabile e il punteggio ne risente. Da 20-16 a 22-21, una gara che sul filo di lana fino agli sgoccioli di set. Gli overtime prendono però una china chiara e il risultato non basta, Probable che esce sconfitta per 27-25. Il quarto set comincia come il terzo, sostanziale equilibrio sul 7-7. Probable però sembra più concentrata e sul 9-11 Viadana chiama il tempo tecnico che non serve però a recuperare con le ospiti che macina punti su punti, portandosi prima sull'11-16 e poi sul 14-18. Il set a colori vivaci per Probable che ha fame di vittorie e porta a termine la gara in breve tempo con un risultato netto, 17-25, che è il risultato finale che definisce una gara ottima da parte di Probable che sembra aver trovato la chiave del successo in campo.